Le liste d'attesa sono un problema nazionale e non riguardano soltanto la regione Puglia, ma come affrontarle, a dire la sua opinione, è l'assessore alla sanità Rocco Palese. È un'emergenza nazionale, che è quella delle liste d'attesa, che ovviamente è anche nostra, cioè anche qui della Puglia. Quindi io penso che la prima cosa è togliere via tutte queste speculazioni politiche. Cioè, se veramente si vuole dare, diciamo, un colpo e assestare, cioè un colpo alle liste d'attesa e farlo aumentare, continuassero a fare speculazioni politiche. È il modo più sbagliato in assoluto. Si tratta, cioè, di un'emergenza seria, occorrono risorse, occorrono, cioè, programmi seri. Noi cercheremo in tutti i modi e tutte le maniere di cercare, cioè, di operare così come stiamo facendo. Che la nostra regione, quando ha avuto a disposizione soldi e regole, per il post-Covid, 351.000 cioè prestazioni sanitarie. Noi abbiamo fatto un programma, abbiamo utilizzato 32 milioni di euro dati dallo Stato e vincolati per l'utilizzo, per l'abbattimento delle liste di attesa, e che sono state smaltite. Cioè, quel piano è una goccia, ma è un metodo che funziona. Quindi io penso che lo Stato debba affrontare questo problema, poi che ci sia da migliorare la situazione che riguarda i CUP, le prenotazioni, c'è quant'altro, che ci sia da disciplinare, c'è un po' tutta questa parte organizzativa, questo è compito nostro, e cercheremo di farlo nel migliore modo possibile a tutela della gente. Questa è la strada maestra. Poi se bisogna cercare di disintegrare e dare anche l'estrema unzione a tutta una situazione che è veramente molto precaria, e si continua a discutere sul giornale, si fanno tutte queste dichiarazioni, romboanti, e si prevedono provvedimenti da buttare a mare fino alla fine del 30 novembre, più di 200.000 persone che senza l'Alpi non saprebbero dove andare. E ora, il problema è questo.